7 febbraio 2014, benvenuti al Circolo DLF, il girone 5 della Serie A2 si affrontano oggi il Pisa Mihotspur, primo in classifica contro il Virtus Calasanzio. Gestisce palla il Virtus, un lancio lungo verso Bongars. Bongars che salta il portiere, la deve appoggiare a porta vuota ed è 1-0, ha segnato Emiliano Bongars subito dopo 4 minuti. Virtus avanti, palla ancora per Bongars che va con la puntata, è 2-0 Virtus Calasanzio, è sempre lui, Emiliano Bongars raddoppia il vantaggio dei suoi. La intercetta Capitan Terlizzi che adesso serve per Musino, Musino col mancino, uno scavetto sempre per Terlizzi, 3-0 del Virtus Calasanzio, segna anche il capitano Andrea Terlizzi. Deve stare attento il giocatore del Pisa Mihotspur, riesce invece a uscire proprio con Maciocchi, Maciocchi di testa riesce a servire Garfagnoli, Garfagnoli una finta poi col mancino, 3-1 la riapre il Pisa Mihotspur, che sfida! Palla sulla sinistra verso Musino, dal suo mancino sempre grandi azioni, sempre una buona idea dargli palla, serve Bolotti, Bolotti col piattone, la rete del 4-1, ricacciano indietro il Pisa Mihotspur. Lancio lungo dalle parti, male, molto male il portiere, Bongars deve solo appoggiare a porta ormai sguarnita, e la rete del 5-1, tripletta personale. La manovra ormai cadenzata della Virtus Calasanzio con Borgas che allarga sulla destra, finta, doppio passo, prova il tiro, deviazione, poi Bolotti e abbatte il sostegno della porta e la rete del 6-1. Garfagnoli l'ultima ad arrendersi, va addirittura con un elastico anche se molto lento, salta anche un secondo avversario, il tiro e all'angolino basso la rete del 6-2 di Garfagnoli, prova a riaprirla ma manca davvero poco. Centra il Virtus Calasanzio con la palla verso il capitano Terlizzi, ha fatto boom la palla calciata da Terlizzi e si è infilata sotto l'incrocio, 7-2. Bilancio lungo del portiere ma confusione in campo, la palla deve tornare al Virtus, infatti la ridanno i giocatori del Hotspur Pizzami ma l'arbitro dice che può abbassare, termina così la 14ª giornata del girone 5 di Serie A2, uno stop per il Pisa Mihotspur che aveva ammazzato il campionato, salgono invece le speranze di playoff per il Virtus Calasanzio. La numerica ha fatto la differenza, noi ci abbiamo messo del nostro, tecnicamente comunque la nostra squadra non ha nulla da invidiare con chi è sopra noi. Clima surreale, come ho detto prima, perché comunque il finale è quello che è stato, parapiglia tra di noi, però comunque credo che anche contro 8 contro 8 avremmo vinto lo stesso.